Domanda. Buongiorno caro Rav. Abbiamo due domande. Va bene Rav? Ok, dice Rav. Prima domanda. Abbiamo parlato di questa scelta, questo punto di scelta in merito all'ombra. Una volta che tu non hai una scelta, puoi avere una scelta. Quindi, che cos'è questa forza che mi dà la possibilità che io possa scegliere o non scegliere? Qual è questo punto di scelta? Che cosa succede? Rav. Forse avete capito quello che ha chiesto? Oppure chiede in merito alla scelta. È scritto qui che l'ombra proviene dalla scelta o fuori, se chiede in merito a questo. Rav chiede, ok, l'ombra che arriva a una persona, arriva uno o perché una persona sceglie di essere nell'ombra oppure non sceglie l'ombra, ma l'ombra arriva da sola. Questa è la scelta. Domanda. Però è scritto qui che tu puoi scegliere. C'è un punto dove io posso scegliere. Tutto proviene dal Borè. C'è una scelta, diciamo, nella scelta di quest'ombra. Da dove proviene questa scelta? Rav. La scelta proviene dall'occultamento. La scelta proviene dall'occultamento. Hai un occultamento su di te e se tu scegli, se fai la giusta scelta, allora continui. Dopodiché tu sei in occultamento nelle tue scelte. E così riguarda... Io copro la sua vergogna, il cibo, e il suo cibo raddolce il mio palato. Significa, più sono in occultamento, all'interno dell'occultamento, io comincio a ricevere il frutto. Il frutto cresce sotto le foglie. Se non ci sono le foglie, si secca prima che diventa maturo. Quindi è così in occultamento che noi cresciamo, dobbiamo amare l'occultamento. C'è un piacere molto dolce, molto speciale in un individuo che si nasconde dal Borè, perché vuole beneficiare il Borè, affinché il Borè non saprà neanche che arriverà da me. Se io amo lui, io voglio che lui sia felice. Non necessariamente che lui saprà che io l'ho fatto. Queste sono che tutte queste cose belle siano fatte per lui e per tutti quanti. Io sarò da parte, voglio essere solo la causa e non voglio che neanche lui, neanche mi guardi. È una sensazione che tutti quanti possono comprendere. Chiaro? Bene. L'amico chiede, possiamo fare un'altra domanda? La dolcezza dell'occultamento. Questo è considerato già un'azione di dazione? Rav. La dolcezza dall'occultamento. Stai facendo delle belle domande, però ci sono degli scrutini. Io ho ancora la ragione al di sopra del mio desiderio di ricevere, quindi io sarò in grado di fare il giusto scrutinio sulle tue domande. Hai capito? Dobbiamo essere a un certo livello al di sopra dell'ego, con una restrizione, massach. Secondo questo livello io posso misurare qual è la qualità giusta delle mie azioni. Come tu hai detto, in uno stato così posso già chiedere di sapere esattamente, misurare esattamente in che forma di dazione io mi trovo.
rivolgendomi a lui, chiedendogli andare con queste domande, cominciare ad implementarle, provare in una certa misura da esercizi differenti e vedere che cosa, qual è il risultato attraverso le tue ricerche. Raccontaci domani, studente, perché abbiamo bisogno della rivelazione allora? Rav, quale rivelazione? Lettore, la rivelazione della qualità della dazione, tutta questa cosa di cadere, innamorarsi dell'occultamento. Rav, ma non è la fine. Non è lo scopo della creazione. Lo scopo della creazione è la connessione, la rivelazione dell'amore, del bacio. Ci sono cose che non sono d'azione, sono rivelazione. Studente, ma l'occultamento deve essere sempre presente? Rav, questo è qualcos'altro. Se io mi innalzo all'intenzione di donare, io occulto il mio desiderio di ricevere, io lo inverto nell'essere al fine di dare, dopodiché io rivelo il mio cuore corretto. Domanda. Ma è come se tutto il lavoro dell'uomo è in occultamento e non in rivelazione. Questo sto parlando, è in merito alla rivelazione. Da dove queste cose vengono rivelate? Rav, nel trasformare l'occultamento in vasi di rivelazione. Studente, che cosa è rivelato e dove? Rav, è rivelato nello stesso vaso. Nella misura in cui Mosè nascose il suo volto, lui fu ricompensato con la costruzione al di sopra del suo occultamento, il vaso per la rivelazione del Borè. Studente dice, interessante, Rav. Ok. Lezioni così, se noi riusciamo a entrarci, non soltanto raggiungeremo velocemente, però il mio scopo è di non di meno creare una base per tutti quanti, per coloro che vogliono avanzare. Domanda: come una persona può nascondersi dal Borè? Che cos'è questo gioco? Rav, nella misura in cui vuole nascondersi, si nasconde, come se stiamo giocando con il Borè. Il Borè gioca con noi, come i genitori giocano con i loro figli. È tutto in modo da sviluppare i bambini. Domanda, da parte del Borè, chiaramente una persona non può nascondersi, vero? Io non posso nascondermi. Cosa posso nascondermi dal Borè? Lui vede attraverso il mio cuore. Rav, sì, questo è ovvio. Tuttavia una persona ha bisogno di lavorare su se stesso in una misura in cui acquisisce una nuova forma del Borè, volta dopo volta. Domanda, allora prendo una forma nuova del Borè su di me, significa nascondermi? Cosa significa che io mi nascondo? Rav, occultarmi dal mio vero me, dal mio desiderio di ricevere. Una persona, Adam, è colui che vuole innalzarsi al di sopra del male, dell'Adam malvagio, dell'egoismo, quindi presente, costruire al di sopra l'immagine del Borè che è simile al Borè. Domanda, quindi una persona nasconde dal suo ego, dal suo desiderio di ricevere, è da lì che si nasconde, non dal Borè. Rav, sì. Se io non avevo l'ego, non potevo nascondere niente, al contrario, sarei esposto, aperto. Bene, presto noi dobbiamo rileggere quest'articolo.